Una volta acquistata la sua prima fotocamera, il principiante esce all'aperto e fotografa qualunque cosa gli capiti a tiro, giusto per provare come funziona il mezzo e valutarne le possibilità. È giusto e doveroso perché si tratta di una tappa fondamentale verso la perfetta padronanza dei propri strumenti di lavoro. Più avanti lui andrà in cerca della bella fotografia o della fotografia artistica, da mostrare ai soci del suo circolo, da appendere in salotto per far vedere agli amici quanto è bravo. Nel frattempo avrà già iniziato a postare compulsivamente i suoi scatti su Instagram, scatti che andranno a perdersi e a confondersi tra milioni di tramonti sottoesposti, di bambini schiacciati da riprese dall'alto, di gatti sfocati e pizze sbocconcellate. Riceverà qualche like e sarà contento. Solo poche persone vogliono compiere il passo successivo, che è quello di abbandonare l'idea della foto bella ma isolata per abbracciare l'idea del reportage. Reportage significa racconto. E se avete la velleità di entrare nel mercato della fotografia, sarà questo che vorrà vedere l'agente, l'art director o il redattore al quale vi sarete rivolti. E se gli fate vedere le 10 foto più belle che avete scattato nella vostra vita, lui vi rimanda a casa. Perché quello che il mercato cerca non è una fotografia artistica, qualunque cosa ciò significhi, ma un insieme di immagini coerenti e vendibili. Coerenti perché chi vi giudica vuole valutare la vostra capacità di raccontare per immagini. Vendibili perché il genere di fotografia che presentate deve essere in linea con gli standard richiesti dal mercato e con l'attività del vostro potenziale cliente. Saper raccontare per immagini, cioè realizzare un reportage, implica la preesistenza di un progetto. La parola progetto denota prima di tutto un'idea e poi una pianificazione. Non è detto che l'idea debba essere frutto di un lavoro a tavolino, spesso anzi è frutto del caso, di un incontro o di un'occasione specifica. Molti miei progetti sono nati per caso, la classica lampadina che si accende nella testa, magari durante una conversazione fra amici o leggendo una notizia su un giornale, o ancora osservando lavori fatti da altri. Quale che sia la sua origine, il progetto fotografico necessita di una pianificazione. Le fotografie che facciamo durante un viaggio o una vacanza non costituiscono di per sé stesse un progetto fotografico, ma lo possono diventare se queste fotografie vengono organizzate in modo da raccontare una storia, ad esempio un itinerario, o se riguardano uno stesso soggetto o gruppo di soggetti considerati da diversi punti di vista. Il progetto fotografico può scaturire a posteriori, ad esempio, isolando dalle migliaia di fotografie che abbiamo fatto durante un viaggio quelle che si riferiscono a un determinato soggetto o a una determinata situazione, o semplicemente quelle capaci di narrare una successione di eventi, ad esempio lo svolgimento stesso del viaggio. Tuttavia, risulta molto più efficace un altro tipo di approccio, quello della pianificazione preliminare. Si parte da un'idea e da un attento studio di ciò che si vuole fotografare, in modo da avere una sorta di sceneggiatura già pronta, come accade quando si organizza un video. Possiamo chiamarla pre-produzione, una fase nella quale si prendono in considerazione i diversi aspetti del lavoro. Se il progetto riguarda un luogo specifico o si svolge in un luogo specifico, è bene documentarsi in anticipo sul posto, sulle sue caratteristiche, sulla facilità di spostamento, sulle distanze e sui tempi di percorrenza.
dove dovrò recarmi, con quali mezzi mi sposterò e di conseguenza come posso organizzare l'attrezzatura in modo da non portare con me cose inutili e nello stesso tempo non dimenticare accessori indispensabili. Di qualunque natura sia il progetto, una volta che lo avrete intrapreso e vi troverete sul posto, sarà difficile tornare indietro per recuperare ciò che avrete dimenticato. Se l'intenzione è quella di realizzare un reportage di viaggio o d'ambiente, informatevi con accuratezza sulla natura dei luoghi, sugli itinerari possibili, ma soprattutto sulla storia, l'architettura, la cultura e le usanze di chi ci vive. Prima di intraprendere il mio viaggio nel nord della Scozia, mi sono documentato con attenzione non solo sui luoghi, ma anche sulla loro storia, scoprendo così le ragioni che hanno trasformato quelle terre, un tempo floride e densamente popolate, in lande desolate e pressoché disabitate, se non da sterminate greggi di pecore. Inutile dire che queste informazioni sono servite a guidarmi nelle scelte e a dare al mio reportage il giusto taglio e la giusta impostazione. Queste fotografie invece fanno parte di un progetto realizzato in un quartiere periferico e socialmente problematico di Torino. Prima di andare a fotografare, ho studiato attentamente il quartiere. Ho percorso le sue strade senza macchina fotografica per rendermi conto degli spazi, delle distanze e dei tempi di percorrenza. Ho parlato con gli abitanti e mi sono documentato sulle loro attuali e passate condizioni socio-economiche. Solo in un secondo momento sono tornato a più riprese per realizzare le fotografie. Cercate anche di pianificare l'itinerario in modo da trovarvi nel posto giusto al momento giusto, e cioè quando il soggetto sarà illuminato nel modo corretto. Consultate le mappe online o anche una semplice mappa cartacea per capire l'orientamento dei singoli luoghi rispetto al sole ed evitare di trovarvi in Piazza della Signoria al mattino presto, quando la facciata di Palazzo Vecchio e l'intera piazza appaiono completamente in ombra. Durante lo svolgimento del lavoro curate di ottenere fotografie quanto più possibile coerenti, non soltanto dal punto di vista del contenuto, ma anche dal punto di vista formale. Se ad esempio alternate obiettivi di alta gamma a obiettivi economici o addirittura scadenti, il vostro servizio fotografico sarà qualitativamente disomogeneo. Questo è il motivo per cui spesso io raccomando di scegliere un solo obiettivo e di lavorare sempre con quello. In questo modo non soltanto avrete delle fotografie coerenti dal punto di vista dell'inquadratura, della resa prospettica, ma anche qualitativamente uniformi. Per le stesse ragioni di uniformità, non è raccomandabile alternare fotografie a colori con fotografie in bianco e nero. Un progetto deve essere coerentemente strutturato anche dal punto di vista formale. Analogamente, dovrete essere molto attenti in fase di post-produzione a trattare le immagini in modo da fornire risultati paragonabili e stilisticamente omogenei. Tutte le fotografie scattate nello stesso luogo e nelle stesse condizioni di luce dovranno avere lo stesso tipo di bilanciamento del bianco, lo stesso tipo di contrasto, la stessa esposizione e lo stesso bilanciamento fra luci e ombre. Ovviamente in fase di realizzazione avrete scattato molte fotografie, ma poi è indispensabile saper effettuare una drastica selezione per evitare ripetizioni e dare coerenza interna al reportage. Le immagini selezionate dovranno non soltanto essere ordinate e strutturate in modo da raccontare una storia o descrivere un luogo, ma dovranno farlo in modo accattivante e creativo. Dovete rendervi conto che quell'argomento è stato sicuramente già trattato da altri,
che quel luogo è già stato visitato e fotografato migliaia di volte da migliaia di fotografi. E per questo, e per quanto possibile, dovete cercare di essere fantasiosi e originali. Il vostro scopo non è far sì che qualcuno apprezzi le vostre immagini. Se così fosse, vi accontentereste di qualche like su Instagram. Il vostro scopo è quello di vincere una concorrenza competente, numerosa e agguerrita. Ecco perché dovete cercare inquadrature, situazioni e composizioni a cui nessuno ha mai pensato prima. Quando ho visitato l'Antelope Canyon, uno dei luoghi più fotografati d'America, ho visto gli altri fotografi appoggiare a terra il cavalletto ed effettuare riprese praticamente tutte uguali, un po' più tele o un po' più grandangolari, ma sempre dalle stesse posizioni, data la ristrettezza degli spazi e i punti di ripresa obbligati. Perciò io ho chiuso il cavalletto e ho iniziato a fotografare appoggiando la macchina alle pareti di arenaria del canyon, inclinandola in modo da seguire le curve naturali della roccia. La guida Navajo che ci accompagnava mi rivolgeva sorrisetti di compassione, considerandomi un totale incompetente. Ma l'agenzia americana a cui ho poi proposto le immagini le ha acquisite e vendute tutte, semplicemente perché diverse dai milioni di fotografie più o meno ripetitive che riempiono gli archivi. Questo implica una notevole capacità di vedere e di pensare alternativo, che si acquisisce non soltanto con l'esperienza, ma anche e prima con lo studio. So di ripetere cose già dette e non sarà l'ultima volta che le dico, ma studiate l'arte e i maestri del passato. Le storie di San Francesco dipinte da Giotto nella Basilica Superiore di Assisi sono un vero reportage. Frequentate i musei, visitate le mostre, ma soprattutto osservate con attenzione le immagini pubblicate sulle riviste di alto livello, perché sono quelle che vi fanno capire dove sta andando il mercato della fotografia. Buon lavoro, ma soprattutto buon divertimento.